Noi Ragazze del Wings Club. Ciao Ma ciao Lattini! Natti, come Che state? piacere, che gran piacere essere ancora qui con voi. Sì, e oggi siamo qua perché vogliamo parlarvi di un evento che c'è stato molto molto bello, che ci ha davvero Scaldato l'anima. salvato l'anima, bravo. Scaldato l'anima. Un'esperienza davvero molto importante per noi, ci siamo molto emozionati e siamo qui Esatto. appunto per raccontarvi un po' cosa è successo. Attenti per svegliarti con sorriso mentre con Cosme e Lucio in avventura tu affronterai per un mondo magico dove gli eroi sono accenti gourmandia anime ti stupirai potrai svelare ogni mistero soltanto insieme a noi sali a bordo e porta insieme a te la fantasia l'innocenza del bambino. Ma cosa è successo? Noi siamo andati al Giffoni Film Festival. Esatto, perché ci ha contattato direttamente la Rainbow, che noi Sì. ringraziamo ancora tantissimo Grazie, perché ci hanno grazie, fatto vivere un sogno. grazie. Sì, Quindi questo grazie, devo Rainbow. dirlo. Infatti guardate, io ho la maglietta di Flora, E la maestra di Stella. perché ci hanno chiesto prima la nostra fatta preferita. Sì. Io ho chiesto Roxy, ma ero comunque consapevole che di Roxy probabilmente non ci sarebbe stato niente. E No. infatti ho messo anche la seconda opzione, Flora. E infatti ecco la maglietta di Flora. Io Stella, perché Stella è la più bella del Regno Magico. E poi ci somiglia anche Sì, Stella. E ovvio. quindi Luca, infatti, quando era agli Geffoni doveva indossare una camicia nera, però Sì. poi ha visto questa e ha detto no, basta. Ma E stiamo allora scherzando? Ma stiamo scherzando davvero? Io appena l'ho vista, così, me la porto con me, quindi me la sono portata. Comunque, perché, diciamo così, spieghiamo un po' perché? com'è andata. Spiega com'è andata. Ci contatta appunto la Rainbow, noi felicissimi abbiamo sicuramente accettato, perché Emozionati, boom, sì. boom, boom, boom. Io Sì, ho cacciato un perché urlo potente. Wings fa 18 anni quest'anno, fa 18 anni e quindi sono diventate maggiorenni le nostre fatine. 18 anni di magia, Diciamo ragazzi. di magia festeggiata appunto a Giffone, quindi a grande stile, in grande stile. E praticamente abbiamo preso il nostro trenino. Poi per chi vuole va sul nostro Instagram, trova in evidenza le storie, per vedere tutte le C'è storie, quello tutto. che abbiamo fatto. Anche su TikTok, quindi insomma andate a sporiciare. Tutto. E arriviamo a Salerno, un caldo micidiale, andiamo nella nostra stanza di questo hotel a 4 stelle e ci. Parentesi, Eh? parentesi, è una stanza, noi siamo in due, c'è cioè che è una stanza doppia. Va bene, una doppia, certo, Eh sì. giocherebbe. Entriamo, 5 letti e 2 bagni. Ci sono quattro letti. No, Sono ci sono cinque, due per scusa. così. Insomma, non è che magari ho qualcun altro, qualcuno dormì con noi, sono capiti male, perché era strano. Invece no, ragazzi, era Una è bellissimo. una Ma sai quintupla. perché? Perché hanno detto noi stiamo ospitando Stella. Eh Non certo, possiamo Stella, dargli sì. una camera così. Bisogna dargli una camera adeguata per Stella. È un Due po' esigente, bagni. Stella. Ovviamente sono esigenti, non siamo tutte principesse. Poi abbiamo visto che c'era appunto Lì, nella lì stanza. Due. c'erano questi sacchettini due, uno per me e uno per Erano Luke. nominati, eh? Vedete? C'è Esatto. scritto Luca. Luca. E Luca, che deriva da Lucio. Lucio, quindi tutto torna alla fine. E praticamente ci hanno dato questi. Ci hanno mangiato con questi prodotti che sono appunto queste Sì. magliettine che avete già visto. Poi. C'era questo cappellino, stile Esatto. pioggia. Sì, con logo Wings. Con Wings. Quel Aspettate. cappellino che Luke ha anche indossato durante l'evento ai Io l'ho Giffoni. messo questo qui, l'ho messo. Infatti, no, Sì. io E lo voglio troppo. poi un bellissimo block notes. A me questo piace un sacco. Poi io uso molto queste agende, questi Sì, block guardate che notes. belli. Gli disegni poi sono Mamma mia. Ma fantastici. Anche dietro c'è il logo Wings Club. poi guardate Stella davanti, proprio, cioè non lo so. Ah, i segni sono fantastici, anche adesso non li diciamo perché devo dirlo, ci mancherebbe altro, ma la qualità, ragazzi, però dei prodotti è È altissima. potente, Anche è potente. le Noi abbiamo sempre un po' paura, perché anche quando compriamo magliettine di altri cartoni animati, sono sempre un po' così, cioè le vedi che. Invece queste sono belle, cioè le senti addosso. Esatto. Io questa qua l'ho messa tutto per l'evento, tutta la sera dell'evento, ma era comodissima, non sentivo Sì, niente. sì, sì. Top.
E... l'ho anche, tra l'altro, quando sono tornato a casa l'abbiamo lavata e tutto, guardate qua, ancora perfetto. Sì, 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 no, infatti sono, la qualità è alta, quello è indubbiamente così. Comunque ragazzi, questi prodotti, se volete anche voi acquistarli, potete farlo sul sito del, di Winx Official Shop. Sì. E se volete acquistare col 20% di sconto grazie a noi, potete farlo inserendo il codice, che ora metto anche in sovrappressione, cartoni X Winx Shop. Guardate, qua sono sensibili. Si vede al contrario. Si vede al contrario. Comunque, ve lo segniamo sopra. Cartoni X Winx Shop. Esatto. Mi raccomando però... fino al... alla fine di agosto. Sì, 31 perché... agosto. Basta. Se volete approfittate, prendete la, i prodotti ufficiali di Winx perché sono molto belli. E il 20% di sconto non è poco. Quindi... così la prossima volta che ci vediamo, magliette, magliettine, esatto, agende, cappellini e tutto. Ah, queste sono le bandane di Winx che ci hanno sempre regalato. E anche i braccialettini. Sì, i braccialettini. Con scritto 2004 Back to Orfea. E noi ci siamo presi anche i bicchieri. I bicchieri con scritto Winx. Beh, 2004 Vector Feo. Questi erano i bicchieri che ci danno i cocktail. Li diamo al party. Li era tutto a tema Winx, però questo ce li diamo dopo. Ci vediamo. Allora, quindi abbiamo questi sacchettini. Luca decide, no, io questa maglietta in nera la metto. Avrei voluto tanto mettere anch'io questa qui di Flora, ma era bianca e con il mio outfit non si intonava e quindi abbiamo deciso di evitare. Però... siamo truccati, siamo preparati. Ovviamente, ragazzi. Perché? Perché anche gli uomini si vogliono, possono, devono truccarsi. Perché non c'è niente di male. Non è una cosa riservata a un pubblico femminile. Tutti gli esseri umani, se vogliono, si possono truccare. Bravissimo, Luke. Detto questo, avevamo il transfer che ci avrebbe poi accompagnato, sì, appunto a Gifoni. Perché non è proprio vicinissimo da Serra. Ci vuole comunque mezz'oretta, 20 minuti, sì, per andare. Arriviamo giù e c'erano appunto le tre, i tre bravissimi ragazzi dello staff di Rainbow che sono stati gentilissimi. Grazie. Accoglienti, cioè, ci hanno accolto veramente molto bene. Affettuosi. Sì, davvero, ci hanno proprio coccolato questa giornata. Quindi siamo andati a prendere Gifoni. E poi appunto sull'autobus, sul transfer, c'è tanta gente che conoscevamo. Sì. Quindi basta, abbiamo incominciato a chiacchierare. Allora... e quindi siamo andati, ci hanno dato appunto il nostro badge della Gifoni che abbiamo qui dietro e ci hanno portati in questo qua, sì, esatto, Exhibitor Rainbow, ci hanno portati in questa lounge dove potevamo bere qualcosina, sì, aspettare appunto di andare a Blue Carpet. Abbiamo conosciuto Giulia Salemi, ma non Giulia Salemi delle Mia Cortunes, non ci sarebbe dispiaciuto, no, ragazzi, no, anzi io ci avevo sempre pensato, ma che stavolo, la invitano, ma invece Giuli, invece non c'era, però c'era Giulia Salemi. Che appena ci ha visto, cioè noi ci siamo guardati, no? Però lei... ha capito che comunque avevamo qualcosa da lei e quindi ha detto dai cantiamo la sigla di Winx insieme, che bella, io però ho solamente la prima sigla, che bella, e quindi adesso mettiamo il pezzo con Giulia. Siamo noi le Winx, fonte di energia, con la magia fileremo le malvagie Twix nuove fate, siamo Winx. È stata molto molto simpatica, sì, vero? Sì. Poi vabbè, bellissima, vive ancora più bella, quindi non parlo. E... poi è bello, a me piace un botto questi eventi perché sono tutti contenti, felici, sì, emozionati, cioè tutti, tu vedi una persona che anche se non la conosci gli sorridi, cioè, non lo so, felici, cioè, contenti, questo deve unire le persone che non si conoscono, l'umanità. Bravo, è una cosa giusta, eh. Poi ci hanno accompagnato al Blue Carpet e lì ragazzi, sì, emoziona mille. Vabbè, Luke ha fatto un po' questi lavori, quindi è un po' abituato. Io invece che sono un po' più introverso. Che mi dirò lui. Era un po' in panico, no? Però allora, non ce l'aspettavamo. Ragazzi, abbiamo firmato autografi e fatto foto. Cioè, ci chiamavano, ci frammavano per, e ho detto vabbè magari sai chiedono delle foto perché a prescindere magari chiedono foto a chiunque. No ragazzi, sono arrivati poi su Instagram, sono arrivati poi a taggarci, ringraziandoci, che ci seguivano, anche un ragazzo ci ha fermato, insomma ci ha detto ma io vi seguo, seguivo questi video da tanto tempo, complimenti, quindi
insomma, perché comunque il nostro picco non è che siamo a Caraferragni, no? Non è che abbiamo milioni di follower, quindi siamo, cioè, siamo anche abbastanza umili le nostre cose, quello che facciamo. Però nonostante questo, comunque qualcuno ci ha ricordato, ci ha conosciuto, quindi questo ci fa tanto tanto piacere. Grazie. Anche perché abbiamo scritto comunque che saremmo andati a Gifoni il giorno stesso. Sì, sì, quello. Neanche da dire uno prende e va. Poi perché... comunque se non è una location molto comoda, perché comunque sia da Salerno ci sono 40 minuti di macchina, quindi devi avere anche la comodità di andare in giro, fare sfave. E quindi è stato bello perché poi c'erano tipo 20 fotografi che ci hanno fatto delle foto. Tantissime. Anche il fotografino con bottino, quello vecchio amore. E poi appunto c'erano i fotografi che ci fotografavano proprio singolarmente, cioè nel senso non a me e a lui, ma noi siamo andati per tutti in coppia. Sì, sì, mentre sì, gli altri poi singolarmente, infatti. Stiamo aspettando le foto che arrivino. E quindi è stata una bellissima esperienza anche questa. Poi, vai, continua tu. Dove ci hanno portato? Al cinema! Siamo andati al cinema dopo il Blue Carpet e abbiamo visto un film ispirato alla prima serie delle Winx. Praticamente, non è ispirato, è un riassunto. È un riassunto. Praticamente loro hanno preso le puntate della prima parte della prima serie delle Winx e l'ha trasformato in un film di un'ora e mezza, due. No, due, due no, un'ora e dieci forse, anzi. Beh, comunque, insomma, più di un'oretta. È bello, è emozionante perché tutta la sala cantava le Winx, la sigla. Appena arrivava Bloom. Tu sei una di noi, Winx, la tua mano nella mia, più forte ci darà. Non farmi vivere insieme, Winx. Come fate siamo noi, è un'amica tutta. Stella. Ovviamente quelli più salienti tutti a parlare. Arrivano gli specialisti, aveva Icy, Icy, la sala esplosa, le trasformazioni, la gente esplodeva. Quindi non lo so, ragazzi, guardate. Sì, è stata una ho la pelle d'oca e non lo so, sono belle queste cose, c'hanno... con tantissima gente tutti insieme, vedi che non si conosce. No, perché allora ci hanno riservato, riccordiamolo, davanti quei posti riservati a noi, cioè noi tutti influencer che eravamo con la Rainbow. Sì. E davanti a noi, tutti noi c'erano comunque ragazze che hanno ragazzi che hanno prenotato online per anzi, oltretutto in un quarto d'ora è andato tutto esaurito. Esaurito, no. Quindi erano tutti fan di Winx, cioè non era gente che dici sai, magari non lo conosco, ero lì. No, era bellissimo. E per questo che infatti la condivisione proprio, no? Gente che non si conosce ma è lì per una cosa in comune e parliamo in quel momento tutti la stessa lingua. Sì. Non ci sono differenze estetiche, caratteriali, comportamenti, di gender, di genere, femmine, tutti insieme. In quel momento siamo lì solo per quello e siamo tutti uguali, quindi è una cosa bellissima. E quindi insomma c'è stato questo film. Sì, infatti ci hanno fatto molti braccialetti, abbiamo messo sui braccialetti quelli che abbiamo mostrato prima. Dopodiché ci hanno portato sempre col transfer al party. Sì, al Giardino degli Aranci c'era il party esclusivo appunto per le Winx con musica. Potevamo indossarci le ali delle Winx fatte apposta per l'evento. Sì, io mi sono messo le ali di Stella, lo shot di Stella, l'anello di Stella. Sì, ci hanno fatto entrare prima degli altri, cioè prima gli influencer, abbiamo guardato comunque il luogo, dopodiché sono entrati gli altri, quindi e c'erano appunto le ali, c'erano entrata bellissima con i palloncini. Grazie, ciao. Sì. Cocktail a tema Winx. Infatti tutti i cocktail avevano un nome, adesso non mi ricordo esattamente, poi mi mettiamo le immagini. Noi abbiamo preso quelli di Stella, che erano buonissimi, vodka e arancia. Lo stesso destino siamo noi, fantastiche. E anche da mangiare abbiamo preso un hamburger vegetariano. Quindi vedi, sono sempre stati molto attenti. Noi la Rainbow la adoriamo perché sono attenti a tutto. Cioè, sa lavorare bene, è vicinato, sono bravissimi, sono dei veri professionisti. Quello è. Ci hanno regalato le bandane. Ecco le bandane. E poi c'era... Ma c'era anche uno schermo? Sì. Con quelle Winx 6, a me è uscita Tecna, è quasi mumusa! Come esce Tecna? Sapevo io!
Oh, magari poi c'è anche ragione. Magari c'è ragione, magari poi questa cosa, eh? E quindi c'era appunto i vari test, c'erano due test, uno se conosci bene Winx e l'altro sì, appunto che fatta sei. Ma allora a questo punto mi sa che approfittiamo anche noi del nostro sconto e ci compriamo le magliette di Tecno Musa, così. Vabbè, ovvio, quello era stato inteso, eh. Così perché per... No, Musa non lo so, però adesso magari vediamo un po' e... Io ho visto tante quelle magliette, ragazzi, che... Io mi sa che lascerò giù tutto lo stipendio, già lo so. Comunque... E quindi appunto la serata era passata molto velocemente in realtà, sì, perché poi quando ti diverti passa sì, tanto. Sì, ci messo a ballare, chiacchierare, cantare. C'era tanta musica, la canzone di Winx in anteprima è stata remixata, ragazzi, remixata, che emozione non è, mamma mia. Intanto c'erano tipo i palloncini che ci rilanciavano i palloncini. Per giocare cose così, per lanciarceli e che dire, emozionante. Infatti poi quando è finito non volevo andare via, sì, è stato molto bello. E poi niente, siamo poi ci hanno accompagnato l'hotel e siamo stati a chiacchierare tipo fino alle 2 con altri ragazzi influencer che c'erano lì nell'hotel, nella camera di Alice, esatto, che anche lei come noi era con un altro ragazzo e aveva la quintupla, quindi alla fine era così grande che ci siamo riunite a chiacchierare del più del meno. È bello. Stavo dicendo che mi piace il pensiero che c'erano tante generazioni a confronto, perché molte volte si tende sempre a dire ah, i giovani d'oggi, ah, voglio fare quello, ah, voglio fare l'influencer, però era proprio generazione a confronto. E cioè, voglio ripetere ancora, siamo davvero, ragazzi, siamo nella nostra diversità, però siamo tutti uguali, quindi mi piace come cosa che vedi anche persone che non si conoscono tutti insieme, quindi sì, è stato sì, dobbiamo essere più uniti tra le persone e non dividersi anche nelle... magari ci può essere quella cosa che mai sì, per carità, non concordiamo, però anziché dire ah, io ce l'ho con lui, ce l'ho con lei per la cosa che non concordiamo, no, io troviamo un punto in comune, troviamo un punto in comune, ma è piuttosto ci unisce solo quello e ci unisce solo quello e basta, quindi sì, Luca per il sociale sì, è importante. Perché bisogna esprimere più bontà, gentilezza, la bambola. Più bontà, più gentilezza, più amore, più passioni. Noi ragazze del Winx Club, felici di volare tra stelle città. E quindi niente, noi siamo qua ancora per ringraziare tantissimo la Rainbow. Ci hanno regalato anche le bandane, ragazzi. L'ho fatta già vedere, vedi che sei proprio bionda. Sono bionda, sorry. Quindi ringraziamo col cuore. Sì. La Rainbow che ci ha dato questa opportunità bellissima. Noi siamo stati davvero onorati di poter partecipare. Onorati. Sai la Rainbow chi è? Tipo la fata madrina che arriva da Cenerentola, gli dà il ballo, il vestitone. Esatto, sì. Vero? Così. Grazie. E quindi ringraziamo ovviamente anche le persone che erano presenti. Ce ne fosse le aziende come lei. Io ringrazio le persone che erano presenti anche a Giffoni, a tutti quelli che ho conosciuto, perché è stato bello appunto conoscere anche tante persone. Ognuno di voi ci ha arricchito di più nella nostra vita, quindi nessun incontro è sprecato, anzi, vi mandiamo un abbraccio grande. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ho un po' spiegato cosa è successo anche con delle foto e dei video che vi ho fatto su Instagram. E se volete appunto commentate con i vostri commenti per sapere anche cosa ne pensate appunto di questo film, tra virgolette, di Winx. Cosa vi aspettate anche della nona serie? Nonna serie, ragazzi. Quindi fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate. E vi aspettiamo in tutti i nostri social, siamo su Instagram, siamo su Facebook e su TikTok, siamo ovunque. Quindi seguiteci, mi raccomando, e se potete condividete i nostri video perché ci farebbe piacere crescere, insomma. Quindi al prossimo. Al prossimo video e ricordate che i cartoni e i giocattoli sono per tutti. E fanno sognare ad ogni età. Ciao.